Insulsa creatura, come hai fatto a trovare la mia tana? I tuoi goblin lasciano troppe tracce. E ora, miei prodi, attaccate! Uomini, fate attenzione ai suoi artigli! Vendicherò il mio popolo! Per la luce! Mia signora, state bene? Sì, Felice, ma fate attenzione. Dalle ascolto, umano. Non sarà di certo un corno spezzato a fermarmi. Soldato, attacchiamo! Sì, mio signore! Voi, stolte creature, pensavate davvero di poter sconfiggere Deathwing, il signore della distruzione? Ti fermerò ad ogni costo, mostro! Fatti sotto, allora! Ti prego, poni fine a questa distruzione. Ti prego, ascoltami, Neltarion. Non nominare mai più quel nome. Neltarion non esiste più. Adesso è Deathwing che vive. Vive? E questa tu la chiami vita? Guarda come ti sei ridotto. Questi sono i segni del mio immenso potere. Io sono la morte e la distruzione. Ti prego, torna in te. Ora, Tran, usa il suo potere! Demon Soul! Oggi Azeroth ti salva grazie a Kuban, che un tempo proteggevi con tutto te stesso. E che la pazzia voleva farti uccidere. Il tuo nome riposa in pace, vecchio amico. Il mio braccio cammina. E una voce mi gridava: potere, dammi più potere. E se devo diventare un demone, così sia. Sopporterò gli esili. E se questo è il mio destino, lo accetterò senza versare una lacrima, anche se te me. Grazie! Campo un antico conflitto che divide le famiglie. Una fazione proclama ordine e giustizia perfetti e combatte per unificare il mondo sotto le proprie leggi in un regno autoritario. Gli oppositori li vedono come tiranni che avrebbero sacrificato la libertà del popolo per l'illusione di un mondo di efficienza. Una ragazza combatteva contro quel regime tirannico e perciò fu marchiata come caduta. Non era innocente, era pronta a qualsiasi sacrificio per diventare una signora delle arti oscure e sconfiggere il generale dell'opposizione armata. Sua sorella Kyle, che la rinnegò quando Anna si rifiutò di unirsi alla sua causa. La ragazza strinse un patto con gli evocatori di Valoran per sconfiggere Kyle e adesso ella combatte in attesa di essere liberata dai legami con l'Istituto della Guerra per poter definitivamente vincere la sorella e tornare a casa da eroina. Io sono quella ragazza, Morgana, e avrò la mia vendetta.
di comandare, dimostra la tua forza e prova a distruggermi. Non provo niente verso il clan di Okiro e i suoi nemici. Farò ciò per cui sono stato creato. Combattere e cercare il più forte, senza uno scopo che mi appartenga, uno scontro vale l'altro. Sono stato creato per la forza, non me la sono guadagnata. Semplicemente esisto. Se troverò un clan, se troverò ciò che voglio, sarò onorato di farli combattere contro di te. I am Krogan! Grazie! Adalesio! Ottobre, la trovo benissimo, qui ci penso io. Arrivano? Sei sicuro che non ti serve di aiuto? Arrivo e risolvo tutto in un attimo. Non essere sempre il solito esibizionista, lascia divertire me questa volta. Come vuoi, Mario, sarà per la prossima volta. Weed Runner! Dove sono? Che posto è questo? Buio e freddo. Devo essere morto finalmente. Finalmente questa tortura è finita. Arthas, riconosco la tua voce. Dove sei? Vieni fuori, fuori! Stolta, credi davvero che io sia qui con te? Non posso mostrarmi. Sono nella tua testa. Che diavolo stai dicendo? Ho fatto ciò che mi hai chiesto in tutti questi giorni di tortura. Ti ho dato quello che volevi. Ti ho uccisa. Non ricordo cosa mi sta succedendo. Questo mio corpo. Ma non ti illudere, Fenn. Non credere di trovare la pace nel sonno eterno. Sei condannata a camminare ancora a lungo su questa terra. Non è possibile. Cosa mi hai fatto? Sei andata. Sei mio, faccio! Nissa Revan, Chandra Nalar, Platinum Angel, Sorin, Margot, The Magic, The Gathering! Sorin, fermati! Lasciami spiegare! Silenzio, strega! Ho agito così per salvare il mio popolo. Cerca di capire! Il destino della tua gente non è affar mio, Nissa. Loro sono Maria Concetta, Marzia, Daniele, Gabriele, Federica, nei panni di Setsuka, Seummina, Boldo, Siegfried e Amy Sorel da Soul Calibur 3! Trascendendo il mondo e la sua storia, una leggenda di anime e spade, rinarrata all'eterna memoria. Cosa vuoi che ti distrugga, il corpo o l'arma? Apri bene le orecchie, questa battaglia è mia. Thank you.
abbastanza veloce da evitare la pianoma. Stesso piacere per la vendetta, ma non renderà felice nessuno, neanche te. Se sei... uscire viva da qui. Devo compiere il mio dovere. Se è un combattimento che vuoi, lo avrai. Fatto dei lisci al monitor, ma dei lisci che proprio secondo me gli effetti sonori erano reali, erano Occhio che ti è caduta una forcina per capelli. E andiamo avanti, spero che c'hai i pezzi. No, vai avanti, qua c'è da sparecchiare. Ok, il gruppo di Soul Calibur 3 si fa ammirare dalla giuria. Ancora qualche istante.